PEGI 3. A Jerez è molto importante aprire al massimo all'ultima curva che ti porta sul rettilineo finale. Per la salita verso la curva 1 ti servirà tutta la velocità disponibile. La salita è piuttosto ripida e sentirai la compressione prima della curva a destra. La vettura si alleggerisce in uscita, quindi non esagerare. Nella seconda curva stai all'interno e sacrifica la velocità di uscita per approcciare la curva 3 nel modo migliore. Il tracciato si snoda verso la curva 4. Stai all'interno e poi accelera al massimo lungo il cordolo di destra nella curva 5 e di nuovo nella 6, un altro curvone veloce. Sposta la vettura a destra prima della curva S, a sinistra e a destra, che precede il rettilineo opposto a quello di partenza che si conclude alla curva 9, un tornante a 180 gradi. Frena più tardi che puoi e usa tutta la pista in uscita prima di spostare la monoposto a destra e affrontare la curva 10 a tutta velocità. Mantieni la vettura a destra in vista della curva 11, un altro curvone veloce a sinistra che ti farà sentire l'intensità della forza centrifuga sul collo. Sposta la vettura sulla sinistra per poi aprire alla curva 12 a destra e quindi affrontare la curva 13. Cerca di non esagerare in uscita, la ghiaia non perdona. Ora ti aspetta una curva veloce a destra. Mantieni l'accelerazione massima fino alla curva 15 da affrontare in modo coraggioso. Sposta la vettura sulla destra e frena senza sterzare per mantenere l'aderenza sulle ruote posteriori. Prendi la curva finale senza sfruttare tutto il cordolo. Il giro a Jerez è completato.